Il rinnovato rapporto tra il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, e il Partito Democratico, la ricomposizione della giunta, l'intervista alla videogiornale, Davide Saglia. Che si individui una linea che sia di grande chiarezza. Prima l'adesione all'area Renzi, poi un rapporto, una fiducia da costruire con il PD agrigentino. Si sintetizzano così politicamente gli ultimi 3 mesi di Marco Zambuto. Un legame che dopo un tribolato avvio comincia adesso a prendere forma attraverso punti programmatici e condivisione di intenti. Il punto è quello di misurarsi sui problemi concreti della città, quello di riuscire a cogliere le grandi sensibilità, tante energie che stanno venendo fuori in città, tante associazioni del centro storico, tante associazioni che si stanno dedicando al volontariato e che stanno dando una risposta importante alla grande fame che c'è in città. E accanto a questo un progetto di città insieme che dobbiamo riuscire ad avere, una città bellissima con tante energie che però in questi anni ha tante risposte che siamo riuscite a dare, diciamo c'è stato un limite nel non presentarle attraverso un disegno unico. Questo disegno unico dobbiamo riuscire a tracciare insieme, soprattutto per dare una prospettiva. Ma il nodo che il legame tra PD e Zambuto dovrà sciogliere è quello legato alla composizione della giunta. Una nuova squadra di governo comunale che deve partire dall'azzeramento di quell'attuale da nomi nuovi e slegati dal passato. Ma Zambuto, criptico, evasivo e alla ricerca di certezze politiche in merito alla composizione della nuova giunta, come suo solito, non si sbilancia. Aprire una nuova fase significa anche aprirla mettendo energie nuove, mettendo risorse nuove. In questo senso, diciamo, tutti i passaggi che si sono fatti, che si stanno facendo, vogliono portare a un impegno che sia condiviso e che soprattutto voglia dare maggiore spinta a questo sforzo enorme che stiamo facendo e che abbiamo fatto ormai in questi anni. Quando la città potrà conoscere? Guardi, noi siamo impegnati ogni giorno, quindi quotidianamente sui problemi, i quartieri, le emergenze. Ebbene, questo, la nuova fase la stiamo insieme, diciamo, aprendo e verrà fuori anche con una nuova rappresentazione.